Bentornati amici qui nella Cucina per Tutti. Oggi passeremo qualche minuto insieme per divertirci, per lasciare alle spalle le preoccupazioni, ma soprattutto per cucinare. Che ne dite? Allora, questo sarà il primo dei due appuntamenti dedicati alla terra che mi ospita ormai da 9 anni, cioè la Toscana. Faremo come seconda videoricetta il peposo del Brunelleschi o all'imprunetina, un piatto di carne davvero top. Cosa facciamo invece oggi? Una bella guancia di manzo al Brunello di Montalcino. È una ricetta davvero super che sicuramente vi piacerà. Quindi mi raccomando, prendete nota perché questo è un tutorial, ormai lo sapete, e mettiamoci al lavoro perché i fornelli ci aspettano. Allora, iniziamo dagli ingredienti. Abbiamo mezzo chilo di guancia di manzo, andate dal vostro macellaio, sicuramente ce l'avrà, altrimenti la ordinate e ve la fate arrivare, nessun problema. Mezzo litro di brodo vegetale, ma va bene anche quello di carne. Se volete la videoricetta, ora qui apparirà una stringa dove potete andare a cliccare e preparare un brodo adatto anche a questa ricetta. Degli odori come 2 rametti di rosmarino e dell'alloro fresco, 2 carote, una cipolla grande oppure, come ho fatto io se ne avete piccole, una cipolla e mezza bionda, 7 grammi di zucchero semolato, mezza tazzina di aceto balsamico, qualche grammo di salvia secca, olio, pepe e sale ovviamente, e mezzo litro proprio di Brunello di Montalcino. Dai, mettiamoci al lavoro! La prima cosa da fare sarà prendere il brodo e riporlo in un pentolino. Lo dobbiamo riportare a bollore perché ovviamente in cottura ci servirà caldo. Quindi una volta trasferito lo portiamo sui fornelli e accendiamo il fuoco. Occupiamoci ora della pulizia della guancia. Se noi la giriamo si presenta in questo modo, con una parte di grasso che sicuramente a fine cottura risulterà morbido e tutta la parte dei tessuti connettivi che anche a fine cottura risulteranno comunque non troppo piacevoli in bocca. Io mi sono già preso la briga di andarli ad eliminare con un bel coltellino affilato. Ora io qui ho il sale. Prima di andarla a brasare, quindi a sigillarla nella pentola dove diciamo farà tutta quanta la cottura, dovrò andare su tutti quanti i lati e massaggiare con un po' di sale da una parte e dall'altra per far sì che la carne si cominci ad insaporire per bene. E una volta fatta questa operazione la lasciamo riposare per una decina di minuti a temperatura ambiente. Accendiamo il fuoco su una bella pentola d'acciaio perché è un buon conduttore di calore, un bel filo d'olio. Andiamo ad aggiungere la carne e cominciamo a chiudere tutti i lati. Mi raccomando, sigillata per bene. Mentre il primo lato si rosola, mettiamo un po' di pepe da questa parte e lasciamo andare per 4 minuti. Poi giriamo. E un po' di pepe lo mettiamo anche da quest'altra parte. Abbiamo lasciato i fornelli, ci siamo ritrasferiti qui sul tagliere per occuparci della pulizia delle verdure. Mi raccomando, fate brasare, fate per ben sigillare la carne perché altrimenti troppi liquidi usciranno, invece noi vogliamo che rimangano all'interno e fanno sì che tutte queste ore di cottura la renderanno morbidissima. Quindi, cipolla, togliamo la pellicina e la mettiamo sempre nella boule delle eccedenze, degli scarti. E poi la tagliamo grossolanamente, non vi preoccupate, capirete a fine cottura perché. Facciamo la stessa cosa anche con l'altra. Di tanto in tanto controllate la carne, perché va bene sigillarla, ma non facciamola bruciare. Una volta finite con le cipolle, andiamo con le carote. Togliamo le due parti del fondo e con un pelapatate togliamo la scorza un po' sporca e rovinata. E la tagliamo nello stesso modo della carota, cioè a pezzettoni abbastanza grossi. Ritorniamo ora ai fornelli, scusate ma io devo sempre lacrimare la cipolla, non c'è niente da fare, piango pure lo scalogno, ormai lo sapete. Ritorniamo ai fornelli, vediamo a che punto è la carne e poi andiamo avanti con la preparazione. Con le verdure ci siamo, con la carne anche, guardate che bella. La rimettiamo momentaneamente sul tagliere e ci prepariamo la verdura. Sempre in quest'olio, mi raccomando, abbassate prima la fiamma e buttate dentro carote e cipolla al fine di farle stufare. Giusto un minutino così nell'olio e poi mettiamo un po' di brodo.
un bel mestolo. Dopodiché mettiamo zucchero e aceto balsamico. Giriamo e lasciamo andare per 5 minuti. Una volta che le verdure stanno cominciando ad appassire, possiamo riporre dentro la carne e pian piano tutti gli altri ingredienti. Che profumino, ragazzi, mamma mia, buonissimo. Allora, rimettiamo dentro la carne dopo questi minuti passati, poi prendiamo il mestolo, buttiamo dentro un po' di brodo, alziamo anche un po' la fiamma ed inseriamo la foglia d'alloro e i due rometti di rosmarino. La salvia secca ed ora che ha ripreso il bollore, tutto quanto il vino. Appena ritorna a bollore, giriamo la carne, mettiamo il coperchio e cuociamo per un'ora. Abbassiamo la fiamma, giriamo la carne e abbiamo detto coperchio. Ci vediamo dopo, ragazzi. Al termine della prima ora di cottura ci troviamo davanti questo bel risultato. Il sughino si sta restringendo. Noi giriamo nuovamente la guancia e prendiamo un'altra mestolata di brodo, mi raccomando, sempre caldo. E richiudiamo per un'altra ora. Amici belli, amici cari, sono finalmente trascorse le 3 ore per la cottura della nostra carne. Allora, innanzitutto ho aggiunto un'altra volta il brodo, terminando quindi tutto quello che c'era, e vi faccio vedere la guancia morbidissima, ovviamente. Allora, tolgo la carne, la metto su un tagliere, morbidissima, ragazzi, vedete? Il fuoco l'ho lasciato acceso sotto la pentola, tolgo l'alloro, i rametti di rosmarino e con un frullatore di immersione vado a creare una salsina. Ecco fatto, ragazzi. Allora, lasciamola andare per 3-4 minuti, così si restringe per bene, come si dice in gergo, si tira, e poi possiamo tagliare ed impiattare. Pronti per la mise en place. Nel frattempo mi sono preparato un bel purè di patate, una purea di cavolo nero. Qui ho fatto una riduzione di vino rosso, sempre di Brunello, stufando dentro delle cipolle rosse che utilizzeremo per la guarnizione, e questo ovviamente è la salsina ridotta. Allora, facciamo una base con del purè. Prendiamo la riduzione di vino, gli facciamo qualche giro intorno. E ora la guancia. Sporchiamo la carne con la sua salsina e completiamo con qualche ricciolo di cipolla stufata. Immancabile il rosmarino.